Miami Beach, Florida. L'ingente dispiegamento di forze di polizia che vedete è dovuto all'ennesimo crimine compiuto da Bob Maronna, noto criminale americo-italiano che qualche ora fa ha messo a segno una gustosa rapina di soldi. Il criminale è poi fuggito a bordo di una lussuosa auto. Le immagini che vedete ora provengono da una telecamera posizionata su un'auto della polizia. Il poliziotto in borghese Martin Retata è l'unico che è riuscito a rimanere alle calcagna di Bob. Come vedete, l'inseguimento è a dir poco mozzafiato. Il poliziotto gli sta davvero vicino. Ma qualcosa di incredibile sta per accadere. Una brusca frenata del malvivente costringe il poliziotto a tamponarlo leggermente. Sembrerebbe che il gioco sia fatto, ma qualcosa va storto. Invece di lasciarsi arrestare, Bob Maronna scende dall'auto e si lamenta, perché l'auto su cui viaggiava l'aveva appena rubata ed era nuova di zecca. La discussione sull'accaduto fa dimenticare al poliziotto il vero motivo dell'inseguimento. Soprattutto perché Bob è davvero su tutte le furie per la sua nuova auto. Ma alla fine il malvivente si placa e l'incidente si risolve con la compilazione della constatazione amichevole. Il manigoldo risale sulla vettura, mette in moto e si allontana. Solo in quel momento Marvin Retata si rende conto di aver dimenticato qualcosa. E si rimette all'inseguimento di Bob Maron. Le due macchine, una dietro l'altra, sfrecciano di nuovo sulle vie americane, mettendo in pericolo le vie dei passanti e degli altri automobilisti. Ma finalmente, dopo momenti di panico, il poliziotto Martin Retata riesce di nuovo a raggiungere il manigoldo, sbarrandogli la strada. Tuttavia, dopo essere sceso dall'auto, invece di arrestarlo, il poliziotto gli riconsegna la patente. Il malvivente, infatti, l'aveva sbadatamente lasciata sul cofano dell'auto di Martin. Che correttezza!